Aprile 2011, un gruppo di tunisini tenta lo sbarco a Lampedusa. Attimi di tensione con le forze dell'ordine, urla e ribellione da parte dei giovani. Tra di loro potrebbe esserci probabilmente anche Anis Amrilla, attentatore di Berlino ucciso oggi a Milano. Era infatti arrivato proprio nella primavera di 5 anni fa. Ad ottobre dello stesso anno, però, nel centro di accoglienza di Belpasso, nel Catanese, appiccò il fuoco e aggredì un operatore. Fu condannato a 4 anni di reclusione. L'amministrazione penitenziaria istruì 12 procedure disciplinari contro di lui, fino ad escluderlo dalle attività in comune con altri detenuti. Il suo comportamento violento e riottoso causò il suo spostamento da un carcere all'altro per motivi di sicurezza. Da Catania ad Enna, poi Sciacca, Agrigento, il Pagliarelli di Palermo e infine Lucciardone. Scarcerato a maggio 2015, venne condotto al centro di identificazione ed espulsione di Pian del Lago, Caltanissetta. Il fratello dell'attentatore ha parlato di una possibile radicalizzazione islamica di Amri proprio nel periodo del carcere in Italia. Un compagno di cella ad Agrigento lo descrisse come un terrorista islamista che mi terrorizzava per convertirmi all'Islam, mi vessava e arrivò a minacciarmi di tagliarmi la testa perché sono cristiano. Durante la detenzione ad Enna venne coinvolto in un progetto teatrale curato tra gli altri da una volontaria, Pira Lisa Rizzo. Amri faceva il percussionista perché ci siamo subito accorti che non era una persona particolarmente socievole, era una persona molto chiusa, un detenuto un po' complesso anche da gestire. Io non credo che dentro le carceri la cosa, ecco, non credo proprio che sia la carcerazione che radicalizzi certi atteggiamenti. Io dico piuttosto che la carcerazione radicalizza un certo modo di rabbia, un certo modo di essere arrabbiati nei confronti della società. Che sia avvenuta in carcere o meno, la radicalizzazione di Amri è fuori di dubbio. La conferma in questo video diffuso poche ore fa. Amri giura fedeltà ad al-Baghdadi e incita i seguaci dello stesso ISIS a vendicarsi dei crociati che, afferma, bombardano i credenti musulmani.